Ciao, bentornati sul mio canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi vi voglio presentare, diciamo, un prodotto che ho acquistato tempo fa su un sito cinese da cui ogni tanto compro qualcosina, o meglio dire mi faccio regalare qualcosina dal mio compagno. Questo video l'avevo già promesso un po' di tempo fa e si tratta del video della permanente per ciglia. Allora, questo prodotto è composto da diverse fasi, comunque è molto veloce da fare e soprattutto io non ho trovato nessun tipo di difetto, quindi mi trovo molto bene e ho deciso di consigliarvelo. E allora, il prodotto è questo qui che vedete in questa scatolina così, tutta brillosa. C'è un intruso e adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, lui è Antares e ogni volta che faccio un video lui deve passare davanti, e allora era giusto farvelo vedere una volta per tutte. Allora, tornando a noi, questo è il prodotto e l'ho trovato in questa, diciamo, scatolina. All'interno, oltre alle istruzioni che sono in cinese ed inglese, ma se volete la traduzione io me la sono tradotta e me la sono stampato su un bigliettino, quindi magari ve lo posso mettere sul blog o nel box info, ma forse meglio sul blog. In ogni caso, allora, all'interno della confezione trovate, adesso ve la faccio vedere in modo che non caschi niente. Allora, tre botticini di colore rosa, e questi sono in sostanza proprio il reagente che fa piegare le ciglia, che permette le ciglia di essere incurvate. Poi c'è questi tre che sono tutti uguali, semplicemente ce n'è più di uno per fare in modo di fare molte più applicazioni. Questo è il fissativo, quindi la seconda fase, e serve appunto per fissare poi la piega che è stata fatta col primo prodotto. Poi ci sono due di questo giallo che sono un olietto nutriente da mettere, diciamo, verso la fine, dopo aver appunto messo questi due prodotti che sono un pochino più aggressivi. E ultimo, questo trasparente, è un, diciamo che è una specie di olietto che serve per togliere la colla per ciglia che andiamo a mettere all'inizio. Ma comunque vi sarà tutto più chiaro, vi ho registrato tutto l'utilizzo, quindi vi sarà tutto più chiaro lì. Cos'è contenuto insieme? Allora, sono contenuti insieme questi che non mi sembra neanche che vi farli vedere più di tanto bene. Sono dei rollini, dei bigodini di stoffa che servono appunto per attorcigliare le ciglia intorno, ma io non li uso perché sono piccolissimi, sono per chi proprio ha le ciglia corte, come possono essere appunto gli orientali. Cosa uso io? Io uso dei bigodini in silicone, che sono questi qua, non so se si vedono bene, ma si vedranno molto bene nella fase di applicazione. Sono dei bigodini in silicone che ho comprato su eBay. È una confezione da 10 pezzi, quindi non li finirò praticamente mai. Ci sono tre taglie, c'è la S, la M e la L. Io ho preso la M, però forse avrei dovuto prendere la L, perché io ho le ciglia molto lunghe, quindi probabilmente me le incurvava di più. Qua così con la M me le piega, però me le piega in su un po' piattine, no? Perché non sono molto voluminosi, sono più o meno così. Comunque, erroneamente mi avevano mandato una scatola di S e nel momento in cui gliel'ho, diciamo, comunicato, mi hanno mandato la M, ma la S mi ha detto che potevo tenerla, quindi magari più avanti potrei, oppure siccome non li uso proprio gli S, ve li metto magari nella scatolina del giveaway, non sono mai stati usati. Un'altra cosa che vi servirà, che non è compresa nella confezione, è della colla per ciglia finte. Io l'ho comprata nel mio negozio abituale dove vado a comprare le tinte e queste cose qui.
ma penso che in una qualsiasi profumeria lo trovate. Ah, dimenticavo, questo prodotto costa intorno ai 4,50, quindi ha un prezzo davvero davvero conveniente. Vi metto nel box info il link diretto alla pagina del prodotto, così se eventualmente volete acquistarlo o volete, diciamo, dargli un'occhiata, trovate il link nel box sotto. E niente, io direi che a questo punto vi lascio al video di applicazione. Spero che questo video vi possa interessare e vi possa piacere. E naturalmente, se avete già provato questo prodotto o se magari vi sentite di acquistarlo e lo volete provare, avete qualche dubbio ancora da chiedermi, mi raccomando, scrivetemi o mettetemi un commento, io sarò felice di rispondervi. Tendenzialmente per il momento cerco sempre di rispondere a tutti o quasi tutti. E condividete il video se vi è piaciuto e vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video, ciao! Comincio con il pulire le mie ciglia con un dischetto di cotone. Successivamente applico la colla per ciglia finte sopra al mio bigodino di silicone e me lo metto sulla palpebra, ovviamente cercando di stare più vicino al bordo delle ciglia. Metto poi della colla per ciglia finte sopra al bigodino e cerco di incollare il più dritto possibile le mie ciglia. Inizio allora con il primo prodotto. Lo applico con un bastoncino, ma voi potete applicarlo con un pennellino, con qualsiasi cosa vi venga comodo. Dopodiché, sopra l'occhio metto un dischetto di cotone piegato e lascio in posa. Terminato il tempo di posa, pulisco le ciglia con un dischetto di cotone asciutto e applico sempre con un bastoncino il fissativo. Dopodiché metto anche qui un dischetto di cotone e lascio in posa. Trascorso il tempo di posa, pulisco le ciglia sempre con il dischetto asciutto e comincio a applicare con un pennellino l'olietto idratante. Anche qui va lasciato in posa per qualche minuto. Eccoci alla fase finale. Con questo prodottino rimuoviamo tutta la colla sia dalle ciglia che dal bigodino di silicone e lo stacchiamo naturalmente dalla palpebra. Pulisco bene l'occhio per fare in modo che non ci siano residui di colla né sulle ciglia né sulla palpebra. Ed ecco il risultato, qui potete vedere la differenza tra il mio occhio sinistro che non ha la piega e il mio occhio destro che ha la piega. Qui invece vedete tutti e due gli occhi con la piega fatta. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, condividetelo con i vostri amici e per qualsiasi cosa lasciatemi un commento qui sotto. Un bacione, ciao!